Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Why are you so happy? E3 2018, uno dei titoli più attesi del 2018 fino a una settimana fa, è diventato improvvisamente uno dei titoli più attesi del 2019. Il titolo più atteso di gennaio 2019. Parliamo ovviamente di Kingdom Hearts, che abbiamo provato qualche settimana dietro e di cui abbiamo già scritto, ma che abbiamo potuto riprovare nuovamente durante lo showcase di Xbox. Tu, Marco, sei uno dei 5 fan più grandi della storia di Kingdom Hearts e quindi ti chiedo, no, innanzitutto che parte del gioco hai provato e poi passiamo alle impressioni. Allora, ho provato la parte del Toy Box, quindi Toy Story. C'erano due build presenti all'interno dello show floor, una era ambientazione Toy Story e un'altra ambientazione Hercules, quindi lo scontro con il titano che abbiamo visto in passato. Allora, il gioco mi è piaciuto, anche abbastanza, parecchio. Non è che avevo grandi dubbi, perché dopo un'attesa di 12 anni da Kingdom Hearts 2, mi sembra, diciamo che c'era un po' di scimmia. Allora, quello che mi è piaciuto molto è il discorso... Allora, a me il discorso tecnico mi è piaciuto tantissimo, quindi tutta l'infrastruttura che hanno creato di utilizzo della Real Engine, sposato a un lato artistico disneyano ben fatto, quindi anche a livello poligonale il design dei nemici e dei personaggi è eccezionale. Quello mi è piaciuto tantissimo. A livello di gameplay è Kingdom Hearts, quindi è quel tipo di gioco lì, quindi un gioco che alterna fasi leggermente più dinamiche a fasi un pochino più di esplorazione. C'è tutta quella componente di verticalità data appunto dal combattimento in volo, dal salto, dalla possibilità per Sora di sfrecciare in aria e combattere i nemici anche in volo. L'utilizzo delle abilità che erano presenti in demo, di base le magie sono quelle, gli oggetti sono quelli. Insomma, per quello che abbiamo visto ci è piaciuto. Il gioco avrà l'ambizione di andare a 60 fotogrammi, io spero che sia un'ambizione che si manterrà per tutto il gioco. Ci sono stati dei rallentamenti in fiera, in alcuni punti, quando c'erano appunto più personaggi a schermo, le abilità utilizzate, però dovrebbero sistemare tutto, anche perché il gioco non è, cioè non sembra iper pesante, ecco, quindi... Esatto, perché quello che ti volevo chiedere è, hai parlato della Real Engine 4, io trovo che sia molto bello artisticamente ed eventuali problematiche tecniche le nasconda molto bene e che tra l'altro abbia quello stile che è veramente fantastico. Anche nel nuovo trailer mostrato durante la conferenza Xbox si vede chiaramente come questa commistione tra Giappone e Disney sia strutturata e lavorata molto bene. In generale, a parte il frame rate, però tu che l'hai potuto provare più nel dettaglio, cioè lo trovi un gioco sia a livello grafico che a livello di gameplay che 12 anni dopo quello precedente, cioè si vede che sono passati, ci sono 12 anni di sviluppo tra il capitolo precedente e questo, oppure è ancora un po' indietro? Allora, potevano fare di più, lì è un dilemma storico, cambiare la formula, che impatto ha sul fan? È soprattutto un gioco che nasce come... diciamo come uno degli apripista per quella tipologia di gioco in cui a schermo in un ambiente 3D comparivano tre personaggi, la fatta Square, la ripresa Level 5 a suo tempo, ci ha fatto Moon Crow Galaxy con stesso impianto e ha funzionato benissimo, ma era appunto il primo decennio degli anni 2000. Oggi nel 2018 non è semplicissimo da far digerire. Io lo digerisco ovviamente perché sono appassionatissimo del brand e di quello che vuole trasmettere il titolo. Una persona che non ha mai giocato un Kingdom Hearts e che magari appunto è nato, è un millennial che difficilmente ha giocato i primi episodi, spero che si affezionerà più all'impianto artistico che hai descritto, che è eccezionale, che non a quello ludico, che comunque è bello, però ci sono delle meccaniche oggettivamente vecchie. Va bene, grazie mille Marco, comunque resta uno dei nostri titoli più attesi in assoluto e soprattutto sarà perfetto da giocare il 29 gennaio quando uscirà su PlayStation 4 e Xbox, niente PC almeno per il momento. Niente Switch.